Senta, lei ha suonato in oltre 50 nazioni. Che vuol dire suonare Piazzolla in Italia? Beh, sicuramente ha il fascino, un fascino speciale, perché poi Piazzolla è conosciuto in giro per tutto il mondo e lui ha avuto davvero la capacità di portare la sua musica in giro per tutti i continenti, ma in Italia c'è davvero il sapore speciale, perché lui aveva origini italiane, quindi dalla città di Trani, in Puglia, e quindi in Italia c'è davvero un pezzo della vita di Piazzolla, un pezzo del suo suono, un pezzo della sua musica, quindi qualcosa di davvero unico. Carlo Sbranca, il regista dello spettacolo, ha dichiarato che gli effetti speciali in questo spettacolo sono il corpo dei ballerini. È d'accordo? Sì, è vero. Beh, ci sono tantissime sonorità, ci sono tantissimi suoni che arrivano da Buenos Aires, poi il passaggio di Piazzolla a Parigi e poi il suo grande successo in giro per tutto il mondo. E, naturalmente è vero, sono assolutamente concorde con Carlos, che ha fatto un lavoro magistrale in qualità di regista di questo spettacolo, dove ha prestato anche la sua meravigliosa voce che accompagna anche in determinati punti lo spettacolo. Ma lei quando si è innamorato della musica di Piazzolla? E nel 2001 vinsi uno dei concorsi più importanti al mondo, il Trofeo Mondiale dell'Accordeon, e da quel momento lì iniziai ad ascoltare la musica di Astor, e da quel momento ho deciso di provare a suonare qualcosa, e poi mi sono avvicinato al bandoneon, che era il suo strumento, con questa sonorità così particolare, quindi risale agli anni 2000-2001.